Credo che sia difficile pensare a quale interesse può avere un'amministrazione nel sostenere, appoggiare un pregiudicato, voglio dire. Ecco, quindi non so dove ci sia questo tipo di opportunità e di interesse dell'amministrazione di San Donà. Non è più sindaco di San Donà da quasi un anno, ma solo ora Francesca Zaccariotto, tuttora presidente della provincia di Venezia, si trova indagata per abuso d'ufficio e falso. La sua amministrazione comunale assunse come guardia parco a tempo determinato Luciano Maritan, nipote dell'ex affiliato alla mala del Brenta, Silvano. Non è una sorpresa, nel senso che si mette in conto nel percorso amministrativo che si fa, e considerato che questa è un'indagine in corso che va avanti da un po' di tempo, attendevo anch'io di essere sentita, come ritengo fosse giusto, considerato che sono state interessate delle persone del comune che hanno lavorato assieme all'amministrazione e che quindi assieme all'amministrazione hanno partecipato in quelle che sono le scelte e poi in quelle che sono le procedure. La procedura di assunzione avvenne per l'inserimento nei lavori socialmente utili, nei quali potevano rientrare anche pregiudicati come Maritain. Questi progetti nascono per dare l'opportunità anche a chi si trova in situazioni di disagio sociale, che non vengono ovviamente valutate dal sindaco o dall'assessore, ma vengono valutate dai tecnici preposti, nel caso specifico i servizi sociali, l'assistente sociale, che ha la facoltà di valutare attraverso una relazione se ci sono delle condizioni sociali tali da aiutare e sostenere chi esce da un percorso come quello che riguarda il signor Maritain, che aveva terminato il suo periodo in carcere. Il dovere del sindaco, aggiunge la Zaccariotto, è di non avere pregiudizi fra tutte le persone che vengono a bussare nel suo ufficio. Poi saranno i tecnici comunali a valutare nel dettaglio caso per caso. Il politico esprime le scelte e gli indirizzi e poi le procedure, a seconda delle varie competenze, vengono portate avanti dagli uffici specifici, come nel caso.